Ciao a tutti amici di Assopils e benvenuti a questa nuova puntata della domenica, puntata nella quale cercherò di dare una risposta a una domanda che spesso ho letto sui vari gruppi di assofotografia, sui forum o che mi è stata fatta anche in privato, ovvero come faccio a sapere qual è il giusto tempo di esposizione per il soggetto che sto fotografando? Beh ragazzi, innanzitutto fatemi dire che non è una domanda alla quale è facile rispondere, però ci si può avvalere di alcune formule matematiche che vedremo a breve. Soprattutto sono state messe a punto dal grandissimo Jon Rista, io l'ho sempre chiamato Jon Rista prendendo la dicitura del Jon dal norvegese, perché Jon di solito ha la H, però in realtà si pronuncia Jon come se fosse il nome Jon con la H, perché viene da Jonathan. Ad ogni modo, a parte diatribe linguistiche a parte, vedremo con queste formule di Jon Rista come è possibile calcolare il valore di ADU ideale affinché il rumore di lettura venga sepolto, dalla traduzione letterale inglese swamped, a favore del segnale, e quindi questo ci permetterà poi in fase di stacking di avere un notevole vantaggio per quanto riguarda la somma e la mediana delle immagini per quanto concerne l'integrazione del segnale, a discapito ovviamente del rumore che viene poi scartato dagli algoritmi di stacking. Questa è una cosa molto molto importante, una base molto importante dalla quale partire. Sarà una puntata credo breve, anche perché si tratta semplicemente di parlare di queste formule, di come funzionano, ma pur essendo una puntata breve è una puntata sicuramente una delle più importanti, fondamentali, che farò su questo canale, che ho fatto finora su questo canale. Ho deciso di farla ora perché non so perché ho pianificato un po' di cose e questa qui mi era sfuggita, a dire la verità era in scaletta. Riguardando un po' le puntate che dovevo fare, alla fine mi sono reso conto che questa l'avevo lasciata un bel po' indietro. Ad ogni modo ragazzi, come sempre, prima di cominciare, se vi piace il canale di Astropils, se volete supportare la causa di divulgazione astronomica e astrofotografica, iscrivetevi al canale, cliccate sulle campanelle in basso per essere avvisati dei nuovi contenuti che pubblicherò ogni volta. E se invece volete seguirmi sulle pagine social, la pagina Facebook, quella Instagram, la pagina di Astrobin se volete vedere i miei scatti, ed infine iscrivervi al canale Telegram per rimanere aggiornati anche lì, vi lascio i link in descrizione. Partiamo quindi con la puntata di oggi, e vi dicevo che diciamo questa non è una non è il santo graal dell'astrofotografia, o meglio è una formula molto molto importante, è sicuramente una formula di riferimento che secondo me mette delle basi e delle condizioni ben precise, che non siano arbitrarie o fondate non so sulla magia nera, e vedremo per l'appunto come Jon Rista le ha spiegate molto bene sul post di Cloud Nights, che anche vi lascio in descrizione. E tra l'altro ragazzi, piccola, concedetemi una piccola digressione, vi consiglio vivamente di frequentare questi ambiti internazionali, perché non perché in Italia non ci siano bravissimi astrofotografi, questo non è assolutamente vero, anzi tutto il contrario, ma in ambito internazionale ci sono davvero delle istituzioni dell'astrofotografia che soprattutto mettono a disposizione le proprie conoscenze in maniera del tutto gratuita e soprattutto con molta umiltà e molta disponibilità, e pertanto vi spingo a frequentare anche questi ambienti. È vero, richiede un po' di conoscenza d'inglese, ma anche se non volete scrivere, volete solo leggere, sicuramente vi consiglio di andare a darci un'occhiata. Detto questo ragazzi, andiamo a vedere, vi mostro nell'immagine qui nel video qual è questa celebre formula che lui utilizza e alla quale è arrivato. Jon Rista innanzitutto la prima cosa che dice è che il dibattito più grande è su quale debba essere questo valore affinché il rumore venga sepolto dal segnale, ma allo stesso tempo non andiamo a clippare le stelle, perché anche questa è una cosa molto importante. E diciamo che dai suoi studi, dalle sue prove, dalle sue osservazioni, il valore ideale del segnale deve essere all'incirca tra 3 per rumore di lettura al quadrato e 10 per il rumore di lettura al quadrato. Questo dipende molto, ovviamente lui dice idealmente il più alto è il valore del background che riusciamo ad avere in termini di ADU, e meglio è, ma allo stesso tempo dovete trovare un equilibrio e bilanciare con il clipping dei core delle stelle, perché se vi vengono troppo saturi e rovinate l'immagine, beh sicuramente sì, avrete
avrete sepolto il rumore di lettura, ma allo stesso tempo avrete comunque creato un danno che sarà irreversibilmente sistemabile, fixabile poi in PixInsight. Detto questo, la formula è la seguente: il valore di n, che sarebbe il valore desiderato del segnale del fondocielo in 16 bit, è uguale al rumore di lettura al quadrato per un fattore di swamp, ovvero di quanto vogliamo andare a superare con il segnale il nostro rumore di lettura, e quindi quello che diceva lui John Rista, tra 3 e 10. E il tutto diviso per il gain che state utilizzando, ovviamente in elettroni su ADU, più l'offset, sempre quindi il bias offset in ADU, il tutto moltiplicato per 2 alla sedicesima diviso 2 al numero di bits che la vostra camera sta utilizzando per scattare. E questa è una cosa molto molto importante. Molte camere, ad esempio come la mia ASI 1600, pur avendo una profondità di bit che è diversa da 16, comunque restituisce i valori in 16 bit, e pertanto è importante utilizzare la scala di valori che la vostra camera restituisce, a prescindere da quale sia la reale profondità di bit. Quindi John Rista fa un esempio, e sono stato forzato proprio con la mia ASI 1600, abbiamo lo stesso sensore e sono molto onorato di questa cosa qui. E quello, ad esempio, fa diversi calcoli, come potete vedere, ad esempio per il gain 200 lui ottiene un valore di 1360, mentre con un gain 300, quindi che è il gain massimo che questa camera offre, ottiene un valore di 2162, e infine con lo unit gain, il 139, ottiene un valore di 1185. Però attenzione, non fatevi trarre in inganno, perché i valori più bassi, ad esempio che restituisce un gain 139, richiedono tempi maggiori per essere ottenuti, perché ovviamente avendo un gain basso ci vuole più tempo affinché si accumulino abbastanza ADU sui nostri sensori fotoresistori e ci restituiscano quel valore di fondocielo. Il mio personale consiglio, soprattutto per chi fotografa dalla città, è che questi valori possono essere fortemente falsati dall'inquinamento luminoso, perché ovviamente se voi scattate da un cielo molto inquinato ottenete molto prima questo valore, ad esempio di 1360, ma non è un valore reale, perché nel fondocielo c'è mescolato l'inquinamento luminoso, che è segnale, ma è segnale che noi comunque vogliamo scartare perché non è attinente al segnale cosmico. Quindi il mio consiglio è di fare queste prove allo zenith, dove l'inquinamento luminoso è minimo, e ovviamente dovrete fare diverse prove, perché soprattutto se siete in un centro urbano molto molto inquinato dal punto di vista luminoso, beh, sarà un problema ottenere dei valori che siano davvero reali. Quindi in quel caso, per quanto riguarda il mio consiglio personale, sarei un po' più generoso con questi valori, almeno di 20-30%. Questo è il mio consiglio che vi do se fotografate da un cielo inquinato. Come vedete ragazzi, la formula è molto semplice: ottenere questi valori, i valori del vostro sensore, è altrettanto semplice, perché basta leggere le specifiche andando sulla scheda tecnica di qualsiasi sito che vende queste camere o sul produttore stesso, e ottenere questi valori. Se volete calcolarli in PixInsight, c'è il favoloso script Basic CCD Parameters, del quale vi ho parlato in una puntata che vi linko qui in una card in alto, quindi potete anche ricalcolarvelo nel caso in cui per assurdo voi non riusciate a trovare questi valori, o ad esempio voi utilizzate una reflex, e quindi sulla reflex questi valori sono molto più difficili da reperire, se non impossibile in alcuni casi. Quindi ecco ragazzi, come vi dicevo, non è assolutamente una cosa complessa da comprendere, una formula matematica. Mi fido molto di questa formula di John Rista, perché so lui con quanta dedizione lavora in astrofotografia, quanta ricerca fa, quanto è umile lui come persona quando ha riconosciuto in passato degli errori che aveva fatto su alcune valutazioni. E quindi per me Marco, John Rista, secondo me è il miglior astrofotografo al mondo per tutta una serie di fattori. Secondo me, anche se probabilmente le foto del suo collega Rogelio saranno sicuramente più famosi e anche più belle in alcuni aspetti, ma secondo me lui dal punto di vista tecnico è sicuramente il numero uno assoluto. Parleremo poi in un'altra puntata, vi voglio illustrare, per chi non lo conoscesse, il metodo di riduzione del rumore di John Rista, perché è qualcosa di fenomenale, funziona molto molto bene. E quindi ecco, è un amico che ci porteremo a distanza dagli Stati Uniti per molto molto tempo. Quindi ecco ragazzi, come sempre
Ci sono due approcci in astrofotografia: l'approccio base per sapere dove collocare il picco dell'istogramma, che spesso si dice un terzo, un quarto del vostro istogramma, avere il picco del segnale, che quello sta a rappresentare il valore mediano del fondo cielo. È il metodo più semplice e veloce da adottare, va bene, nel senso che per chi comincia soprattutto a fare astrofotografia va benissimo, io l'ho utilizzato per molto tempo e ha funzionato. Beh, però se volete fare le cose da un punto di vista tecnico, matematico, davvero corrette, come fa il buon giornalista, beh, la sua formula allora fa davvero al caso vostro. Per la puntata di oggi ci fermiamo qui, una puntata sicuramente più breve rispetto alle altre, ma che comunque tratta un argomento molto molto interessante e che spesso viene trattato, è anche oggetto di furiose discussioni, perché poi, vabbè ragazzi, nell'astrofotografia ci sono persone che veramente si accaniscono sulle cose senza motivo. Ma ad ogni modo vedete che John Rhys alla fine ha cercato un po' di convogliare le opinioni di tutti quanti, nonostante questo argomento sia ancora dibattuto, e anche John Rhys ha ricevuto le sue obiezioni, alle quali poi ha risposto in maniera molto elegante e soprattutto molto tecnica, dando poco spazio, a mio avviso, per grosse critiche. Poi osservazioni, certo, si possono fare altre valutazioni su questo calcolo del valore reale, però a mio avviso funziona molto molto bene. Io lo utilizzo da un bel po' di tempo a questa parte e sinceramente ho trovato la quadra per calcolare il valore con un certo approccio più tecnico matematico. Come vi dicevo, molto gioca la full well capacity, perché se avete una full well capacity come me, purtroppo ridotta, allora non potete utilizzare un fattore di swamping molto molto alto, perché poi andate a clippare le stelle. Ma se avete una bella camera, ad esempio come una 294, una 2006, dove la full well capacity è molto ampia, beh, allora io vi consiglio di spingere il più possibile, e questo però ovviamente potete sapere solo voi facendo le prove quanto potete spingere, e dipende molto anche dal soggetto che state fotografando, perché se è un soggetto molto debole, che non ha stelle con una forte magnitudine, allora potete spingere di più. Ma se state fotografando la testa di cavallo con Alnitak, beh, saprete meglio di me che non potete spingere troppo. Ad ogni modo ragazzi, per questa sera ci fermiamo qui. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un mi piace. Se avete domande in merito, volete dire la vostra, se avete altre formule, altre cose che avete trovato, fatelo nei commenti in basso. Io per questa sera mi fermo qui e come sempre vi ringrazio per essere stati qui con me e vi auguro una buona serata dei cieli sereni, e ciao. We'll be right back.